Ciao a tutti, allora oggi venite con me perché vi voglio fare vedere qualcosa di particolare che vi aiuterà sicuramente a dipingere. Eccoci qua, siamo arrivati. Questo è lo spazio dello studio dove dipingo e ve lo voglio fare vedere perché è interessante per certe cose. Allora io preferisco chiaramente lavorare in piedi. Perché lavorare in piedi? Perché questo mi permette di dipingere e di andare indietro a una certa distanza per vedere il lavoro. Ora, questo è un oggetto abbastanza grande, circa 1 metro di larghezza, però anche con quadretti più piccoli è necessario fare questo passaggio di allontanarsi, no? E non basta tirarsi indietro sulla sedia, quello lo puoi fare su formati tipo A4, già con una A3, diciamo, si va in difficoltà e quindi bisognerebbe sempre alzarsi dalla sedia, dalla poltrona, nel posto comodo dove ci siamo seduti con tutte le nostre cose. Questo lo facciamo malvolentieri perché ci dobbiamo alzare, spostare la sedia e quindi rimaniamo seduti. Rimaniamo seduti, non vediamo le cose come stanno, finché magari siamo stanchi, andiamo a mangiare qualcosa, oppure torniamo perché abbiamo bevuto un bicchiere d'acqua e vediamo che il lavoro è completamente sbagliato nelle proporzioni generalmente, ma poi di conseguenza anche tutta una serie di cose, toni, colori, eccetera. E questo perché non ci siamo alzati durante il lavoro e quindi questo si perde un sacco di tempo in questa maniera perché poi dobbiamo tornarci e anche se lo riusciamo a recuperare ci costa un sacco di fatica e poi alla fine ci dobbiamo per forza alzare e siamo sempre in piedi, seduti, seduti in piedi, stanchi, alla fine siamo stanchi. Invece se ci alleniamo un attimino a lavorare in piedi, questo ci permette di fare 3-4 passi indietro. Quindi tornare indietro tranquillamente di 2 metri e iniziare a vedere bene le cose come stanno, specialmente se accanto abbiamo il nostro soggetto, mettiamo in questo caso la nostra fotografia da copiare o anche un soggetto che può essere, mettiamo, una natura morta, una pianta, eccetera. Però per dipingere in piedi la difficoltà più grande che ho incontrato è stata quella di farsi i colori, perché o si lavora con la tavolozza in mano alla vecchia maniera, no? Proprio classica situazione pittorica, però non mi ci trovo tanto bene perché devo stare sempre con questa tavolozza in mano, con necessità di tenere anche la carta per pulire i pennelli, a volte 2 pennelli, 3 pennelli, cioè veramente mi trovo veramente in difficoltà, non è un bel lavorare. Allora lavoravo sul tavolo, ma i colori erano troppo bassi e quindi ero sempre curvo, diciamo gobbo, alla fine mi veniva anche il mal di collo a furia di stare così e poi non vedevo bene le differenze di colore. E allora ho adottato questo sistema. Questo sistema, come vedete, è un tavolo semplicemente che ho costruito io. Ho preso un piano di legno, ci ho messo delle piccole gambe. Queste si trovano tranquillamente in un negozio di fai da te e l'ho poggiato sopra un altro tavolo, in modo tale che venisse alla mia altezza. Qual è l'altezza? In questo caso saranno 80 più 30, saranno un 110 cm alto, però ognuno se lo deve fare in base alla sua altezza. Per me questa è l'altezza ideale per lavorare, è un po' come mangiare al bancone, diciamo, no? Per qualcuno che è molto alto, e non sono molto alto sicuramente, allora necessità che sia sicuramente è più alto, oppure potrebbe essere anche più basso, questo dipende appunto dall'altezza della persona. Ognuno se lo deve fare a sua immagine e somiglianza. Questo mi permette di avere una bella tavolozza, grande, ampia, vedete che bella tavolozza. Questa è la tavolozza in vetro, che niente di che, ho fatto fare un vetro da una vetreria, da un vetraio, non è che ho comprato una tavolozza in vetro, chissà quanto costerebbe, perché poi si va nella specializzazione, nei prodotti di nicchia. No, sono andato in una vetreria, così come sono andato in un fai da te per trovare questo piano di legno. Il piano di legno è un multistrato di circa 2 cm, quindi se volete segnare anche questa informazione, mentre il vetro è una misura di 40x60 ed è un 5 mm. 6 mm sarebbe meglio, secondo me. Secondo me 6 mm è meglio, ci dà più solidità quando lo alziamo poi per pulirlo anche dietro, perché insomma va tenuto chiaramente pulito. E i bordi sono chiaramente molati perché se no ci taglieremmo, però non sono
stondati, diciamo, a saponetta, no? Tondi. Non è necessario fare quel tipo di lavoro. Se però qualcuno lo vuole fare, chiaramente è qualche euro in più che si aggiunge alla spesa. Qui davanti che cos'ho? Qui davanti ho il mio contenitore dove tengo il diluente per pulire i pennelli. Vedete, un contenitore ampio, grande, dove c'è la griglia che divide il diluente pulito da quello sporco. Il diluente è in abbondanza, in maniera tale che così lavo il pennello con facilità e poi me l'asciugo con un po' di carta che tengo sempre a portata di mano. Qui ho due contenitori per tenere i pennelli che via via uso. Diciamo, sto usando questo pennello, lo metto di qua, lo metto di qua, perché lo metto da una parte o l'altra, e non due. Di qua preferisco tenerci i pennelli che stanno lavorando con dei colori scuri, e di qua dei pennelli che stanno lavorando con dei colori chiari. Qui ho i miei pennelli, li tengo tutti qui come vedete. Queste sono le serie che uso di più, poi qui ne ho altri, però qui ci sono le serie che uso di più. Vedete che ho creato dei fori con il trapano, semplicemente con del trapano, quindi è una cosa abbastanza facile, basta un trapanino di quelli piccoli, nemmeno a percussione, che il legno si fora bene, con una punta a legno. Chiaramente dovete fare dei buchi di grandezza differente a secondo della grandezza del pennello. Questo è un lavoro semplice che può essere fatto da tutti o dai mariti, nel caso che ci siano delle pittrici che non sanno andare sul trapano, su questi modi di falegnameria, diciamo, ma sono cose semplici che può fare chiunque, può fare semplice, veramente chiunque. E qui ho messo le serie, qui ho una prima serie, in questo caso io uso generalmente i pennelli Rosemary, questi sono degli Evergreen, questi sono dei Master Choice, delle Eclipse, dei pennelli di setola in fondo della Martora Kolinsky. E queste sono le serie che uso di più, e mi piace che quando cerco un pennello che sono a dipingere non devo andare a cercare nel barattolo, ma lo trovo subito, perché qui so subito dov'è. Questo è molto importante, perché non voglio perdere tempo mentre dipingo. Quando dipingo voglio essere concentrato sulla pittura. E questo spazio così alto, con i pennelli così sistemati, mi permette di fare un bel passo in avanti nella gestione della mia tecnica e della mia attività pittorica. Poi qui sopra ci sono delle altre cose, pennelli piccoli, le mie boccettine con diluenti, oli, eccetera, che io, sapete, io uso pochissimo, e poi mi scintillino proprio mentre lavoro, perché ogni tanto c'è necessità di rendere i colori più morbidi o più asciutti o un pochino più grassi, però veramente lo faccio con estrema attenzione. Non sono di quelli che c'ha il barattolo dell'olio di lino e va sempre a inzuppare il pennello. Ecco, questo no, assolutamente, anche per il tipo di pittura alla prima, e quindi un tipo di pittura fresca che io ho. I colori stanno sotto al tavolo, quindi sono facilmente gestibili. Io chiaramente prima li piazzo, i colori che decido di usare li piazzo sulla tavolozza, in maniera tale che qui ho tutti i colori che mi servono. Ne metto sempre in abbondanza, cioè preferisco avere più colori sulla tavolozza e magari buttarlo, cerco di conservarlo, ma se non è possibile perché magari si è sporcato con altri colori, lo butto tranquillamente, non sto a contare i 10 centesimi, perché se no non si dipinge, ve lo dico subito. Se state a guardare il millimetro di colore è finita, cioè. No, è come uno che va a correre che ha paura di consumare le scarpe. Dice: ma come? Dice: mi sono comprato le scarpe nuove, vado a correre, le consumo la suola, e dice poi me la devo ricomprare. È chiaro, no? Cioè, se compri tubetti è chiaro che li consumi. Quindi non bisogna fare spreco, questo è evidente, anche per un discorso di rispetto della natura, però il colore deve essere abbondante, no? Cioè, meglio lasciare qualcosa nel piatto in questo caso, che avere il piatto pulito e andare a cercare il colore che manca, che poi non c'è, allora iniziamo a diluire perché non abbiamo voglia di prenderlo. Ma spesso non abbiamo voglia di prenderlo, di riprenderlo anche, perché non sappiamo dov'è, magari è in una cassetta insieme a tutti gli altri colori, e questo ci rende le cose complicate. Avere invece contenitori divisi, per ad esempio, perlomeno in rossi, bruni,
azzurri, gialli e verdi, ci permette di trovarlo facilmente, perché se non è il primo sarà il secondo, sarà il terzo, e quindi anche mentre dipingiamo possiamo raccogliere qui il nostro colore e utilizzarlo. Queste sono le semplici vaschette per 50 centesimi che ho preso all'IKEA. Dietro ho delle scatole con altre cose, con oggetti, strumenti che utilizzo nel momento della pittura, che sono sempre qui, e se decido di utilizzarli nel mio quadro, perché magari utilizzo una tecnica che è necessaria, lo strumento me lo metto già da un lato sul tavolo, qui vicino alla tavolozza. Queste nel caso sono delle salviette per levare il trucco, che utilizzo in alcuni tipi di lavori. Completa lo studio una lampada per vedere bene i colori, è una lampada ad ampio spettro, quindi è una lampada che non mi altera drasticamente il colore, perché se io qui mettessi una lampada classica a LED gialla, sul tono giallo avrei i colori tutti falsati. Quindi questa è una lampada a LED ma ad ampio spettro. Qui un'anta sulla destra che utilizzo per illuminare il quadro. Sono lampade normali, quindi con l'avvitatura classica a passo grande Edison, ed è una lampadina, visivamente una lampadina. Però la luce che fa è veramente diversa da una luce tradizionale, e questo ci permette di lavorare anche in condizioni di oscurità, quindi di lavorare ad esempio la sera, di lavorare nel tardo pomeriggio, o d'inverno anche in prima mattina, perché a volte è buio ancora fino alle 10, no? A volte il sole, la luce tarda a entrare, oppure è molto nuvoloso, e questo è un problema. Quando c'è troppa luce mettiamo delle tende, quando non c'è luce diventa un problema. Cosa mettiamo? Dobbiamo mettere delle lampade, e lampade di tipo, diciamo, tradizionale, tra virgolette, non funzionano tanto bene. Mi sono sempre trovato in grande difficoltà. Poi la mattina, quando guardavo il lavoro, non lo riconoscevo, non mi ci trovavo, perché mi ero reso conto che tutto quello che vedevo era falsato dal punto di vista cromatico, dal tipo di fonte luminosa che mi alterava i colori. È un po' come mettersi, dipingere con gli occhiali da sole quelli che danno sul giallo, no? Oppure che danno sul verde. Non so, se andate in un supermercato, vi provate tanti occhiali, vedete come cambia la realtà. E così sono le lampade. Se noi mettiamo delle lampade che hanno uno spettro che incide più sul giallo, più sul rosso o l'arancio, abbiamo poi dei colori chiaramente falsati. La lampada ad ampio spettro aiuta moltissimo. Poi chiaramente qui ho il mio cavalletto, qui ognuno ha il suo cavalletto preferito. Non voglio stare a fare pubblicità di cavalletti, quindi non ne parlo, ma tanto si tratta di un cavalletto. È chiaro che i cavalletti più automatici sono, quelli elettrici sono il massimo, quelli a manovella sono ancora molto buoni, e poi ci sono quelli che bisogna alzarli su e giù, no? E chiaramente ognuno ha la sua comodità, anche in base poi a quello che in quel momento ha la possibilità o vuole spendere per un cavalletto da terra, no? Un cavalletto da terra è utile. Però questi sono consigli di carattere generale. Quello che volevo far proprio vedere è questo spazio che ci permette di lavorare tranquillamente in piedi, muovendosi in questo spazio, trovando facilmente i nostri colori e i nostri pennelli. Grazie agli abbonati che si sono iscritti e che si stanno iscrivendo al mio canale, dove inserisco anche qualche altro contenuto extra, e cioè due video ogni mese nei quali andiamo a scandagliare un po' tutto il movimento del colore, quindi su una parte, diciamo, un po' più pratica e veramente operativa. Bene, spero che questo video ti sia stato utile per fare un passo avanti verso la tua meta, verso la tua pittura, e ricorda sempre: grazie di essere passato dal mio canale. Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.